Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Dato che questo video era di 1 ora e 10 minuti in fase di registrazione, ho deciso di tagliarlo in due parti, spero che non vi dispiaccia. Proviamo a vedere se Nainggolan per 26 milioni ce lo danno. Dobbiamo trovare un sostituto di Fernando a tutti i costi. Un altro bel giocatore potrebbe essere Allan. 20 milioni di euro? Troppo? C'è la finale contro gli Arts e la faccio simulare al computer. C'è anche Rugani che maledetto lui è squalificato. Attenzione perché la finale della Coppa, questa qui, precampionato, la simuliamo. Tanto è già iniziato il campionato, che cosa serve fare una Coppa adesso? Ragazzi, guai se vi fate male, attenzione. La saltiamo direttamente col triangolo, tutto in una volta. Zlatan Ibrahimovic 1-1, non può finire 1-1 una finale, non può. 20 milioni per Allan l'hanno accettata. 43 milioni per Nainggolan. Posso arrivare a 30? Ma tanto per fortuna Fernando e West Ham non si farà. Grazie Dio, grazie. Quadrado, mi stai veramente stancando. 170.000, 5 anni di contratto, 10% per gol, giocatore chiave, prima squadra. Te cosa vuoi più di questo? Cosa vuoi? Attenzione perché l'Inter ha accettato l'offerta per Dodò, che potrebbe finalmente tornare alla nostra Sampdoria. Magari il ritorno di Dodò, magari. Allora Quadrado, dobbiamo fare un discorso da persone serie. Guarda, non dirlo a nessuno, eh. Non dirlo a nessuno. Io ti do 200.000 a settimana, 5 anni, 5% per gol e giocatore chiave. È tantissimo, non dirlo a nessuno. Intanto Ali ha accettato l'offerta. Dodò ha accettato l'offerta. Cioè, voi non avete alcuna intenzione di cedere Allan alla nostra squadra, ok? Ma Allan è disposto a venire da noi, ve lo dico. Ragazzi, attenzione perché c'è un nuovo fortissimo. Oddio, quanti pochi soldi che abbiamo così. Ci rimangono 376.000 euro. Io lo acquisto, spero di non dovermene pentire. Un attimo, Dodò, un attimo. Ed ecco qui, ragazzi, la squadra titolare. Abbiamo addirittura Quadrado a destra. Sì, Quadrado terzino è un po' sprecato, lo so. Però mi fa impazzire l'idea. Ora però sarebbe meglio vendere qualcuno. C'è la partita con la Las Verona, mia bestia nera. E direi che con questa formazione non possiamo fare altro che vincere. Ibrahimovic 1-0, 2-0, 3-0. Magari 3-0 di Ibra. Partiti, Zlatan vuole andare subito a fare gol. Ha detto che non gli interessa niente di passarla agli altri. Gol di Zlatan. Porca troia, chi è? È partito Siligardi che va velocissimo. Poi mette, cazzo, un gran cross di Siligardi. Per fortuna che è uscita. Non ci credo, non stavo seguendo. Non stavo seguendo assolutamente. Com'è possibile? Ok, dalla fascia, cross di Manuelson che ci ha fatto gol l'anno scorso. E cappellissimo di Scuffè. Va bene, ok. Torre grossa, chi sei? Ernesto Torregrossa, born 28 June 1992, is an Italian footballer who currently plays as a forward for Serie B club Trapani, on loan from Verona. Io l'inglese è proprio due mondi completamente diversi. Iese, Dybala, Ibra, attenzione, si muovono tutti. Ibra dentro, ancora per Dybala che non riesce ad arrivarci. No, dentro per Pazzini, il tiro di Pazzini, per fortuna si riscatta con questa parata. Dybala, dentro per Ibra, attenzione, Zlatan. Vede il movimento di Dybala, lo serve. Dentro Dybala, corri. Però iniziano a trovarci due ragazzi, eh. Ma chi sono questi giocatori? Chi ha comprato l'Hellas Verona? Ibra, dentro per Gnoguri, che vede Dybala largo. Allora prova a servirlo, Dybala, può andare. Dybala non riesce a saltare Eros Pisano. Ok, Iese prova da lontanissimo, per sbaglio tra l'altro. Iese, attenzione, c'è il taglio per Dybala. Dietro Eros Pisano, Dybala arriva in tutta corsa. Dybala la ruba a Eros Pisano. E finalmente c'è il gol di uno dei due, uno dei nostri due attaccanti, una delle nostre stelle, con il passaggio come al solito di Iese Rodriguez. Finalmente si sbloccano questi due. Pisano sbaglia tutto, Dybala come un fulmine arriva e trova il gol dell'1-1 prima dell'intervallo. Siamo vivi, vogliamo i tre punti. E Dybala si è svegliato. Vaffanculo Torre Grossa. Attenzione, si gira benissimo Pazzini fuori. Voglio provare il 3-4-3. Emanuelson la mette ancora una volta. Scuffe miracoloso. Perché l'Hellas è così forte? Dybala dentro per Ibra di prima. Che palla di Dybala. Che copertura di quello lì. La difesa 3 non va. Dispiace per Ibra, ma è ora di mettere dentro Munir. Dybala si appoggia subito. Munir che gioca il primo pallone. Dentro per Dybala. Munir potrebbe fare la storia. Con questo no. Cosa hai fatto Dybala?
Cos'hai fatto Dybala? Cos'era quella scoreggia? Però Munir subito decisivo, molto più di Ibra. Duncan dentro per Yeser Rodriguez, gran palla di Duncan. E allora fai andare anche Munir, perfetto, che siete in due. Dentro, per Dybala, no! Era porta vuota! No, ma Munir cosa sta facendo? I disastri! Urbi e Manuelson ancora una volta, gliela porta via questa volta Juan Cuadrado. E può ripartire. Facci vedere che vali quei 200.000 a settimana. Faccelo vedere Cuadrado. Veloce, come il vento. Vai, spingi, che ne hai più di tutti. Cuadrado, ancora, si è fatto tutta la fascia. Palla al piede. Cuadrado, Cuadrado, irresistibile. Cuadrado, ancora lui, Cuadrado. Guadagnati almeno l'angolo. Almeno l'angolo. Niente. La palla che va lì, non riusciamo neanche a crossarla. Ancora Cuadrado, la riconquista. Calcio d'angolo. Ragazzi, è ora di vincerla dentro Padolina al posto di Carbonero. Largo che c'è Dybala, attenzione, la porta sul mancino. Dybala la mette, molto bene Yese. Ancora una volta Dybala. Dentro per Vasco Regini, all'indietro per Fernando. C'è Yese, la mette bene Yese. Tira e poi di testa. No! No! Il gol di Vasco Regini al 90esimo, annullato per fuorigioco. No! 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 Cazzo, l'avevamo fatto, era entrato Padoin, è bastato far entrare Padoin. 1-1 con l'Ellas, secondo pareggio di fila, ragazzi, non iniziamo. Cacciatore richiesto sul mercato, io direi che cacciatore possiamo benissimo venderlo all'Ellas Verona. Ultimo giorno di mercato, basterebbe vendere qualcuno per riuscire a comprare anche Dodò e poi siamo a posto. Carbonero? Io per Carbonero ne voglio almeno 10, anzi 12. Abbiamo venduto Pedro Pereira, ma non credo che sarà una grave perdita. Un'ora alla fine del mercato e il mercato si è concluso qui, ma sono veramente soddisfatto. La squadra c'è assolutamente, sia i titolari sia le riserve. Diciamo che è una squadra veramente equilibrata. E adesso diventerà anche titolare Padoin, così dopo siamo a posto. Perfetto! Ecco, adesso è veramente ignorante come squadra. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che va molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.